Finalmente ho un background fisso, uno sfondo fisso o che comunque potrebbe variare, ma registrerò sempre nella stessa postazione grazie al green screen, in modo tale che dietro possa mettere quello che voglio. Ho inoltre trovato diverse fonti dove appunto reperire notizie degli anime e manga, e quindi cosa dire, potrebbe ufficialmente tornare anime news, però solamente qualora questo video raggiungesse i 1000 mi piace. Al raggiungimento dei 1000 mi piace, anime news tornerà. Quindi ragazzi, sotto con i like, mi raccomando. Vi piacerebbe un video a settimana con anche le notizie un pochino più di nicchia, oppure un video ogni 2 settimane con notizie più corpose, magari anche ogni 3, dipende quanto escono quelle corpose, però ogni 2-3 settimane di solito sugli anime principali qualcosa si ha, o comunque sul brand di anime piuttosto seguiti. Quindi ragazzi, fatemi sapere, trovate nelle schede questo sondaggio, fatemelo sapere in modo tale che io possa scandire anime news in un modo piuttosto che nell'altro. Detto questo ragazzi, non mi sono ancora presentato, io sono Tia e oggi siamo qui con anime news. Ho deciso di gestirlo in un modo un po' diverso, semplicemente ho qui le fonti, scorrerò le varie fonti e vi citerò quelle che sono a mio parere le notizie più interessanti sugli anime main o non main che siano. La prima notizia interessante che trovo scorrendo è quella riguardante Radiant. La seconda stagione, già confermata, ha ottenuto una premiere. Ovviamente per quanto concerne tutti i trailer, le preview, le premiere e così via, trovate i vari link in descrizione. Insomma, la seconda stagione di Radiant ottiene questa premiere. Inoltre vi ricordo, qualora non lo sapeste, che la seconda stagione andrà in onda dal 2 ottobre. Notizia che tra ieri e oggi, almeno quando sto registrando il video, è andata praticamente ovunque, trattandosi di My Hero Academia, la quarta stagione ha ricevuto un nuovo trailer. Così come per Radiant, vi lascio il suo link qua sotto in descrizione. Anche in questo caso, se non sapete la sua messa in onda, la quarta stagione di My Hero Academia inizierà a partire dal 12 ottobre. Questo autunno e questo inverno avremo tantissime cose da seguire. Sword Art Online Alicization Rising Steel. Questo è il titolo del nuovo gioco di SAO per smartphone. Sono disponibili già diversi trailer per quanto concerne questo gioco, trovate anche essi tutti qua sotto in descrizione. Se posso permettermi, sembra un gioco molto molto bello, per quanto alcune funzionalità ancora non siano state ben spiegate. Immagino sia qualcosa di diverso sia nei confronti di Integral Factor sia di Memory di Frag. La grafica mi attira veramente tantissimo, visto che ci sono quasi delle cutscene, quindi non so esattamente cosa aspettarmi, devo essere sincero. Mi piacerebbe che di Memory di Frag venga tenuto il sistema di scout, ranking, eccetera, eccetera. D'altro canto, se facessero qualcosa un pochino più pompato, che magari segue una storia via dicendo, su smartphone, cosicché chi non ha console la possibilità di comprare i giochi della saga videoludica principale, possa comunque godersi un titolo bello su telefono che segue la storia. Ripeto, non so cosa aspettarmi, ad ora stiamo in attesa di ulteriori informazioni. Un'altra notizia riguardante il mondo di SAO è anche in questo caso il mondo videoludico, se non inerente effettivamente a questo. Di cosa sto parlando? Semplicemente non so quanti di voi lo sapessero, ma nel 2017 è iniziato il manga di Sword Art Online Alicization, quindi il gioco della saga videoludica. Questo manga finirà a settembre, quindi siamo arrivati ormai alla chiusura anche di questa parte di brand di SAO. Ultima notizia per oggi, ho voluto prendere proprio quelle principali, solo quelle principali, in modo tale da portarvi sotto gli occhi la serie nuovamente e capire se vi piacerebbe averla in futuro. Comunque ho ripescato notizie vecchie, tra cui questa: è stata annunciata, è stata rivelata la seconda opening di Fire Force. Ve la lascio anche questa, ovviamente, in descrizione, andatela a sentire, a me piace tantissimo. Attualmente abbiamo anche la versione full ed è veramente veramente bella, ragazzi. Tra l'altro, piccolo inciso, è dei medesimi cantanti che hanno fatto l'opening di Osama Game, peccato che gli anime siano su due livelli completamente diversi. Volevo citare Osama Game, mi dispiace. Comunque ragazzi, qui oggi concludiamo. Questo perché, vi ripeto, volevo solo buttarvi lì l'idea di Anime News e vedere se vi piacesse o meno. Spero quindi che il video vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e ad iscrivervi se non lo siete ancora. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, forse. Un saluto da Tia, ciao ragazzi!